cazzo, c'è Vengeance oggi. Oh. Ah, già sto pronto. Ora, e cominciamo subito il video. Come al solito, bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Allora, oggi, siccome è uscito Vengeance, che è il nuovo pacchetto mappe di Call of Duty Black Ops 2, e volevo subito farvi vedere, spero in prima assoluta, la modalità zombie di Buried. Quella modalità nuova zombie sembra molto bellina, sembra. Che dire ragazzi, quindi partiamo subito, non vi voglio annoiare con i miei discorsi, non so se avete già visto, l'avete già visto la intro ovviamente, quindi partiamo subito, ovviamente giocatore singolo ve la faccio vedere da solo, altrimenti gioco solo con gente che non conosco e non mi va bene. Andiamo qui, andiamo su Buried, partiamo subito ovviamente, adesso qualche mio amico ci ha già giocato, sì ci ha già giocato ragazzi. Ah no, che cazzo sto dicendo? Quelle sono le uccisioni. Comunque, se mettiamoci le cuffie e partiamo subito. Tanto parte subito, ragazzi, perché se essendo in singolo, parte quando lo comando io. Perfetto. Ok, e ci siamo. Vediamoci la intro. Basta camminare per oggi. Accampiamoci qui. In caso voi imbecilli ve lo siate scordato, il mondo è finito. Spacciato! I morti camminano sulla terra e quel che resta della civiltà è in mano a forze misteriose che a malapena comprendiamo. Cosa ti fa pensare che in questo posto troveremo qualcosa di diverso? Non lo so. Ma almeno così saremo sicuri. Sicuri di che? Non lo so. Gli è partita ancora la memoria. Ti chiami Rasman. Rasman! Di nome o di cognome? Non so, Rasman e basta. Comunque, eri in missione a Broken Arrow. Vaghi per questo mondo da... dall'incidente. Sì. Forse ora ricordo. La città. Bravo! È lì che ci hai trovati! Quella volta avevi già il tuo cagnolino. Cagnolino a chi? Qui sono l'unico a sapere cosa fare. Non dire cazzate, Stu. Sai solo quello che il crucco ti mette in testa. Non sei nella posizione di deridere, Stullinger. Specie considerando le tue inclinazioni. Collega il cervello alla bocca prima di dire qualcosa di cui ti pentirai. Basta! Ricordiamoci perché siamo qui. Ci siamo fatti un culo così per motivi che capiamo ben poco. Ben poco? Ok, che non capiamo per niente. Lo facciamo e basta. Combattiamo e basta. Sempre, giorno e notte. Se davvero avete bisogno di un motivo, ve lo do io. È meglio fare qualcosa, qualsiasi cosa, piuttosto che non fare un cazzo. Domani saremo alla fenditura. Partiremo all'alba. E se non avremo delle risposte? Allora troveremo altre domande. Perfetto, dopo aver visto il filmato, ovviamente incominciamo la partita, vediamo un pochettino con me. Ok. Bello. Siamo venuti fin qua per un buco per terra? Allora, da corre. Ah, rocce sono. Non arriva ancora uno zombie, ragazzi. Sono cagato, ragazzi. Cazzo, che male! Dovevano metterci un cartello. Figo. È quello!
È questo, raga, l'avete visto? Un attimo che ammazziamo gli zombie. Una cassa! No! Grande. Prima sapevi di merda, adesso di merda buttata. Allora, proviamo subito la cassa, ragazzi. Vediamo che armi ci sono, ovviamente. Ok, la solita cagata, il fall. Le fanfall. Allora, boh, sembra abitata nel Texas, ragazzi. Salve, Sturinga. Eh? Oh no, anche Richtofen. Di nuovo. Sto calmo, Samuel. Richtofen. Tutti amici. Non so. Rasman mi sta simpatico, ma la tipa la ammazzerei. Bello. Seppellisci la Shadow Rama in fuori. Maxis potrebbe manipolare i tuoi compagni per costringerli a obbedirgli. Sa essere molto convincente, te lo dico io. Per ora pensa a controllare la torre in superficie. Non puoi mica che immaginare quanto sia importante. Ok. Tutto qui? Solo qui puoi recuperare tutte le parti necessarie per costruire un dispositivo capace di attivare la torre. Devi impedire che vengano utilizzate per i loschi fini di Maxis. Sta sfera, ragazzi? Boh. Chi lo sa, raga? Io non lo so. Quindi dobbiamo recuperare dei pezzi, raga, come al solito sono gli easter egg nelle mappe zombie. Dammi, 30 anni. Oh, alleluia. Allora, andiamo un pochettino avanti. Io non so neanche cosa servono questi puntini qui interrogativi. Ma che cazzo devo fare, zio? Non so neanche che pezzi devo recuperare. Se avete visto, ragazzi, allora, munizioni agli sgoccioli. Peggio di così. Ok. Ma non so nemmeno cos'è. È questa cosa, raga? Dai, lanciamola. La cassa mi ha fottuto di nuovo. E se usassi l'arma seconda? Bello! Non so cosa sia, ragazzi, però è una figata. Almeno hanno messo qualcosa di nuovo, veramente. Qualche cazzatina nuova, simpatica. L'unica cosa che mi dispiace è che sia scomparsa completamente del tutto il nuovo, cioè il canone Zeus, ragazzi. Non so se ve lo ricordate, quello che c'era in Black Ops, il primo Black Ops. Una figata. È scomparso, non c'è più. Qui siamo in una stalla. Qui siamo in un tunnel. Io ovviamente, ragazzi, facendo un giretto per voi, farvela vedere un pochettino la mappa zombie, è veramente bellina, non è male. E questo? Puff, headshot bitch. Bello, vaffanculo. Oh. Minchia, incazzato nero Richtofen, ragazzi. Cerca di convincere i tuoi compagni. Questo è il gioco di squadra. Fallo! Tranquillo, Richto. Ah, ragazzi, io volevo sbloccare quel gigante, ma... Bello. C'è qualcuno dietro. Ho due palle sode così. Due palle da biliardo, zio. Grande. Allora, andiamo di nuovo. C'è la cassa. Ma eccola qui, ragazzi. Non rialzarti, stronzo. Dovete correre. Che palle. Devo cambiare arma. Bello, grande, ragazzi. Vasta gamma di armi mi stanno uscendo. Veramente, che tristezza.
Allora, dove siete stronzi? Ah, ecco te. Olè! Allora, adesso ragazzi, cerchiamo di sbloccare un pochettino le armi. È incazzato nero, ragazzi, il dottore. Pensavi di fregarmi? Ah, certo. E muori, cazzo. Ho scelto me. Grande. Andiamo. Allora. Oh, per due, ragazzi, finalmente. Usiamo il fall perché ci sono un po' di punti, facciamo. No, punti di struttura, cazzo, testa di uovo. Sento che stanno spaccando qualcosa, io devo salvare sto. C'è un buco lì su, ragazzi, proviamo a salire da qui. Ecco. E se appena lo facciamo evadere, quello ci sbrana vivi? Proviamo a aprire, raga, proviamo a aprire, dai, pronti? Cosa ci fa, ragazzi? Cosa ci farà? Un segno se un gigante come lui ha paura. Perché non mi ascolti? Alcolici. Fidi di me. Come vuoi? Non ti puoi. Tieni, zio. Non mi piace. No! No! Che cazzata, ragazzi! Da. Allora. Ho fatto veramente schifo, ragazzi, però dai. Rifacciamone un'altra velocemente. Partiamo con il secondo round, riproviamo a a sopravvivere un pochettino di più. Ovviamente è molto divertente questa mappa, ragazzi, veramente. Sembra figa perché è imprevedibile. Come avete visto è pieno di buche. No, basta col video, ragazzi. Un'altra volta. Basta. È molto bellina come cosa. Campiamoci qui. In dai, ve lo siate scordato. Il mondo è finito. Ok. Ah, quindi ragazzi, proviamo di nuovo a sbloccare il gigante perché magari è divertente. Magari fa qualcosa di figo. Allora, dobbiamo stare qui. L'integrità strutturale. Andiamo, raga. Vai. Ole. Tranquilli. Double top. Dai, prendiamo. Non sono ferito. Dove siamo? Non molto. Andiamo. Spero che Stullinger sia immune agli effetti di questo intruglio. Ok. Ok. Allora, mi sa che salviamo subito il gigante, ragazzi. Andiamo. Ah, non fa. Potremmo assemblare un congegno per scardinare la porta della cella. Allora, apriamo. Presumo ci fossi cagoso. Proprio perché è impaurito. Tieni un po' di alcolici, va zio, vai. Vai zio, vai, pam! Bello. La sua potenza distruttiva può esserci utile. Vai. No, tranquillo. Ah! Pensavo mi volessi colpire, ma che cazzo? Sì, ma da dove cazzo ne sei uscito così grande? Ok, ragazzi, vorrei accoltellarlo, non so cosa succede. Non so cosa potrebbe succedere se lo accoltello. Ah, c'è qualche stronzo ancora da uccidere, eccolo qui. Facciamoci un tentativo alla cassa, ovviamente. Bello. Prendi due, paghi uno. Ok, il primo è andato, raga. Allora, il primo round è andato, dove cazzo è finito? Ah, eccolo. Rinnovo il mio disgusto per questo. Sicuramente, sicuramente ragazzi vuole ancora alcol questo qua, ne sono sicuro. Allora, ok.
Ma dove cazzo stai andando, zio? Dove stai andando? Ma ce n'è ancora uno qui. Dovrei lamentarmi okay. per le munizioni, ma che pro. Allora. Cioè, dai! Oh, il secondo è andato, ragazzi. Ah, meno male, non mi rompere che coglioni. Vai! E buttala giù quella cazzo di porta, fagiolo! Sei un fagiolone! Allora... Ok. Troppi punti. Magari avessimo più ricompense basate okay. sulla matematica. Perché poi molto serio nella realtà una cosa. Cioè, già non è reale sta cazzata. Del 2 per. Tranquillo. Lo so. Pure i coglioni. Allora, abbiamo 2500, ragazzi, io provo ad aprire la porta a questo coglione. E sicuramente vorrà alcol, ci volete scommettere tutta la vita. Ma muoio per sta porta, raga. Eccolo qui l'alcol, vedete? Ritengo che questa bevanda non infonda alcuna specialità. Vai zio! Tranquillo! Da che ti seguo? Cosa? Sei molto intelligente, zio, vai! Allora, dai zio, vai veloce! Ora non farei più mano morta con nessuno! Ok, allora andiamo a prenderci. Andiamo a provare un altro po' la cassa, ragazzi, perché veramente se no ci inculano qui. Allora, ok. Che sia il caso di impiegare l'altra arma? Pieno carico! Un provvidenziale colpo di fortuna. Ok. Carichiamo. Bello, un buggato. C'era la bambolina. Bello, può questo va già meglio, ragazzi. Ad alta cadenza, ma basse. Perché c'è la bambolina? Allora. Va più 5. Ok, allora vai ancora, speriamo un'arma buona, ragazzi. Ancora questa macchina del tempo. È una bomba, ma sospetto ci sia dell'altro. Ok. Ma tu che cazzo servi? Ma me lo spieghi? Pensavo sfondassi i porte, non che ti facessi il, ti grattassi il cazzo. Non amo gli alcolici, ma ne riconosco la qualità. Cercando di mettersi al sicuro. Se non lo sa lui, zio, non te lo so dire neanche io. Bello. Andiamo a dare l'alcol a questo coglione. Anzi, prima andrei a farci un giretto di cassa perché è tattico. Ah, ovviamente senza soldi non si può fare un cazzo. Allora, andiamo. Perfetto, ragazzi, stiamo già... Stiamo giocando moltissimo. Non voglio rompervi il cazzo, veramente. Ovviamente più avanti farò anche altri video. Cioè, farò sempre video su questa mappa. Magari magari cercherò di fare l'easter egg insieme a voi, farvelo vedere. Potrebbe interessarvi, potrebbe piacervi, che ne so. O magari me lo chiederete. Se volete, se ovviamente volete che continui a giocare sulla mappa di zombie, questa nuova mappa zombie, ditemelo pure, perché ci metto 2 secondi veramente a attaccare l'HDPVR e a giocare un pochino. Oh, eccola qui, ragazzi, la nuova Reagan. È sbalorditiva. Ci puoi contare che è sbalorditiva, l'ho già provata. Andiamo, via.
Boom! Grande. Il massimo farebbe innescare l'esplosione. Allora, oltre a esserci la rega nuova, sicuramente ci sarà anche una nuova arma. Vorrei vedere. No, non c'è un cazzo, raga. Allora, adesso apriamo un pochino. Ok. Questa è la nuova Regan, raga. Come volete vedere è veramente forte. È ovviamente pieno di zombie. Io li uccido con questa. Vedete, ragazzi, è veramente una bestia di arma. Spara tre colpi, raffica da tre. Spacca il culo alla grande, ve lo giuro, ragazzi. È una figata. Una jump shot, raga. No, troppo facile, ragazzi, veramente. Andiamo qua. Ok. Bello. Non so perché, ma sento che ci servirà. Bello. Ah, un pezzo alla volta. Scelgo questo. Dai, un pezzo alla volta, ma che palle! Io, raga, apro un pochettino in giro per vedere un pochettino com'è il tutto. Apriamo, grande. Wow, un bel salto! No! La vendetta è l'unica soluzione! Non voglio farlo durare troppo, raga, però giuro. L'auto di questa nuova arma produce esiti inattesi. Ok. Mi sono spaventato. Il Galil avrebbe scelto anche solo per l'affidabilità. L'effetto sarà esteso anche alle zone che. Headshot, bitch. E questo è il Conte, ragazzi. Conte Dracula. Grandissimo. Ok, perfetto. Bello. Tranquillo. Allora. Bye bye. Bye bye. Allora, andiamo. No, non sale. Oh! Grande. Fuori dai coglioni. Proviamo a aprire qui, ragazzi. Andiamo su questo divano e poi mi sa che chiudo il video, ragazzi, perché veramente è lungo. Non voglio spaccarvi il cazzo, ve lo giuro. Mi dà troppo fastidio fare video troppo lunghi. Poi se magari è una vostra richiesta io li faccio anche, non è quello il problema. Però veramente, altrimenti secondo me diventano molto pesanti come video. Ah, la cosa bella, ragazzi, è che non ci vedo un cazzo. Ovviamente è buio, ho perso. Ok, carichiamo. Cosa serviranno con le sfere? Grande. No! Di altri uccidere non mi appaga affatto. Ok, raga, dai, chiudiamola qui, veramente sennò è troppo lungo. Ah no, aspettate, volevo aprire qui. Chiaramente non. No, andiamo dentro. Prima, ragazzi, voglio entrare qui dentro. Per forza. La ghigliottina! Non si può entrare! Che palle! Tranquillo! Tranquillo, zombetto! Devi rilassare, ti fa male. Grande. L'elettricità è qui, l'elettricità è qui? Dove?
vorrei porre l'accento sulla situazione piuttosto critica delle mie munizioni. Provocatemi a vostro rischio e pericolo. Beh ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo... Allora, io la chiudo qui ragazzi, mi faccio ammazzare ora perché almeno mi prendo i punti. Spero vi sia piaciuto questa mappa, questo video, questo... il tutto di questo... gioco, di questa modalità. Ovviamente c'è... ci sono i presidenti col cappellino tattico, veramente figo. Oh ragazzi, mettete mi piace se il video ovviamente l'avete apprezzato, commentate, fatemi sapere se volete un gameplay ulteriore di questo. Oh, tranquillo. Bello. Se volete un gameplay, cioè un gameplay ulteriore, magari più lungo, dove potete vedere tutto quanto in questo gioco, cosa è presente, cosa non c'è. Ovviamente. No! Vabbè, comunque sia ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, come ho già detto. E da Cure 90 è tutto, ci vediamo alla prossima. E niente. Ciao raga!